Era il 29 gennaio 1951, quando nel salone delle feste del Teatro del Casinò debuttò la prima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Nunzio Filogamo. Tra i cantanti in gara, Nilla Pizzi, Achille Togliani e il duo Fasano. A vincere fu Nilla Pizzi, regina della canzone italiana con Grazie dei fiori. E sempre Nilla Pizzi vinse la seconda edizione con Vola Colomba, aggiudicandosi in un evento mai più replicatosi anche il secondo ed il terzo posto. Nilla Pizzi è stata presente 7 volte da concorrente, una nelle vesti di conduttrice nel 1981 insieme a Claudio Cecchetto ed Eleonora Vallone, mentre 2 volte da ospite, ricevendo nel 2003 e nel 2010 il premio alla carriera Città di Sanremo. Un festival che crebbe di anno in anno e vide la sua prima diretta Rai nel 1955, con il successo nazionale che lo accompagna fino ai nostri giorni. Successo che ovviamente negli anni non è mai stato scevro né di scandali né di polemiche. Fu però con Domenico Modugno nel 1958, con il celeberrimo brano Nel blu dipinto di blu, che il festival ottenne una visibilità mondiale. Nel 1961 Adriano Celentano partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano 24.000 baci, aprendo così la strada al rock and roll e a nuove generazioni di cantanti. L'edizione del 1967 purtroppo è ricordata per una grave tragedia. Luigi Tenco cantava Ciao amore ciao, ma dopo l'eliminazione della sua canzone decise inspiegabilmente di suicidarsi. Nel 1977 il festival si spostò nell'attuale sede del Teatro Ariston e iniziarono a salire sul palco anche ospiti stranieri come Grace Jones, i Kiss, i Duran Duran, i Rem. Tra i comici saliti sul palco ricordiamo Roberto Benigni, voluto da Claudio Cecchetto quale co-conduttore nel 1980, Beppe Grillo e il trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Nel 2001 Anna Oxa fu la prima cantante a presentarsi sul palco senza scarpe, destando non poche polemiche. In seguito lo fecero anche Marina Rei, Joss Stone, Karima, Irene Fornaciari e Madame, tutte seguendo la scia della cantante scalza Sandy Shaw. Gli anni 2000 si aprono con la conduzione di Fabio Fazio, affiancato da Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Inés Sastre. Da Enzo Tortora a Carlo Giuffrè, a Corrado, ad Andrea Giordana, Laretta Goggi, Raimondo Vianello, Paolo Bonolis, si sono succeduti sul palco ben 39 conduttori, tra cui spicca Pippo Baudo con 13 conduzioni, seguito subito da Mike Bongiorno con 11. Questi ultimi, insieme ad Amadeus, detengono il primato di ben 5 conduzioni consecutive. Unico conduttore straniero è il cantante spagnolo Miguel Bosé, nel 1988 insieme a Gabriella Carlucci. E la 73esima edizione, che partirà stasera, vedrà in gara, come tutti sappiamo, 28 Big, con Amadeus affiancato dall'influencer Chiara Ferragni. Tra i super ospiti di queste serie ricordiamo Ornella Valoni, che sarà sul palco sabato con i suoi 88 anni compiuti e 8 partecipazioni a Sanremo, dopo la prima avvenuta nel 1965 con il brano Abbracciami forte. Stasera invece vedremo i vincitori dello scorso anno, Mahmood e Blanco, mentre nei prossimi giorni saliranno sul palco i Pooh, Albano e Massimo Ranieri, i Black Eyed Peas, gli attesi Måneskin in terza serata, quindi Peppino Di Capri. Co-conduttrici saranno sempre in queste serate la giornalista Francesca Fagnani, la campionessa di pallavolo Paola Egonu, l'attrice Chiara Francini. Gianni Morandi affiancherà ogni sera Amadeus e ci sarà anche Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. E così dalle 500 lire della prima serata si è giunti ai 1.290 euro per abbonamento in platea delle 5 serate e 672 euro per la galleria. Sarà sicuramente il festival con le serate più lunghe della storia e anche quest'anno si potrà votare da casa il vincitore digitando il codice a 2 cifre abbinato a ciascun cantante. Beh, buona visione e soprattutto,
Secondo voi, chi vincerà il festival quest'anno? Ditemelo nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie!